Il Collegio dei Geometri di Avellino ha premiato un allievo dell'Istituto Tecnico Ruggero II per aver presentato un progetto di riqualificazione di un'area che riguarda il deposito AMU ad Ariano Irpino, che potrebbe essere riprogettata tenendo conto di alcuni suggerimenti futuri che l'allievo lancia all'amministrazione. Che idea ti è venuta? Cioè di mettere al posto del capannone dell'AMU a Cardito, di fare diciamo un centro, una biblioteca, anche con una zona verde sia per ragazzi come noi, ma anche per adulti. Ecco, hai vinto una borsa di studio, a quanto ammonta? E 250 euro. per che cosa ti servirà? Vabbè, per ora li terrò da parte, poi si vedrà per il futuro. Per approfondire gli studi. Sì, sicuramente, per il futuro. È una bella soddisfazione per l'istituto. Direi proprio di sì, anche perché in modo particolare io ci terrei, insomma, a rilanciare sul territorio questo indirizzo, l'indirizzo del geometra che adesso è appunto con la riforma è diventato CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, che ha un curriculum più arricchito, che dà una buona e una solida formazione professionale di base e che ci deve formare persone più attente al territorio, proprio alla tutela del nostro paesaggio. Io dico sempre loro, voi dovete essere i paladini del nostro territorio. Io ho scoperto veramente con piacere che i due lavori che oggi che ho visto di questo istituto, uno è stato premiato, l'altro è stato menzionato solamente, devo dire la verità, hanno veramente preso a cuore una riqualificazione di una parte, di un quartiere importante come quello del piano di zona. Insomma, devo dire la verità, sono sorpreso in maniera positiva. Però, quindi, questo istituto che è stato sempre glorioso ha avuto la presenza, sono usciti da qui fior di professionisti, non solo, ma anche di amministratori locali. Quindi, continua questa tradizione e a noi non può far che piacere anche per promuovere questa figura del geometra.